l'unica cosa che lega me con i personaggi è il fatto che li abbia fatti io come attore e abbia voluto farli, ma non puoi trovare una relazione tra Mimì Metallurgico e un siciliano che parla con una colonna vertebrale, guardando dagli altri così, con un milanese che ha Amore e Anarchia, che parla tutto in questo modo, così, cioè è tutto, sono personaggi completamente diversi, io mi diverto a inventarli, a raccontarli, non so come si faccia. Molti attori dicono, ma beati loro che riescono a entrare dentro i personaggi e a me, io non entrare nel personaggio, non so come si fa, se qualcuno lo sa spiegare, io lo faccio subito. Però per esempio io ho fatto per 3 anni in tutta Europa Romeo e Giulietta, ho fatto Romeo. Romeo, puoi avere una Giulietta che è carina, così puoi anche innamorare di lei, tutto può essere vero quello che dici, le battute, ma quando Romeo prende il veleno e si uccide e rimane un quarto d'ora davanti al pubblico morto, che fa? Come fa a entrare dentro il personaggio? Lo finge, no? E allora, se devo fingere questo, capito perché? Sì, in effetti ci raccontano insomma che si entra nel personaggio. Lo raccontano, ma io non ho ancora capito come si fa. Come si fa? E se non l'ha capito lei, insomma. Questo mestiere. Ancora trovato quello che mi dice come si fa, infatti l'ho detto, se qualcuno lo sa lo dica, ma non si può. I personaggi che restino in vita, che se io dovessi fare Raskolnikov ogni sera e dovessi entrare continuamente in questo personaggio e piangere lacrime vere, soffrire, ma chi vuole fare un altro mestiere, no? Cioè, in realtà è il pubblico che è. Io quando insegno al centro sperimentale di cinematografia cinema, dico, guardate che non siete voi spesso gli attori a recitare, è il pubblico che recita per voi, è il pubblico che vuole ridere, è il pubblico che vuole piangere, voi siete soltanto un, e dovete farlo bene, proprio un tramite tra un grande autore, può essere Pirandello, può essere Shakespeare, così, e il pubblico, e dovete raccontare quello che i grandi hanno detto, si tratta di mai esagerare, meno fai e più fai. E il pubblico vedrai che ti segue, se invece tu esageri eccetera sarai sicuramente criticato, perché così fa a diventare un altro personaggio, sei tu e fai tu, cerca di raccontare con un po' di trucco, un vestito diverso, una camminata diversa, il personaggio che qualcuno grande ha raccontato, come Shakespeare per esempio. Sicuramente. È meglio, perché tutti quanti gli attori dicono, ah io... No, il personaggio mi rimane addosso, per entrare nel tuo personaggio ho studiato, sono andato vicino a quel malato perché devo fare un malato terminale, e palle, insomma. Ragazzi, un po' più leggeri, no? Si racconta così e si fa. Io non sono così, non sono della tecnica dell'actor studio, conosco benissimo Stanislavski e la tecnica della reminiscenza, non sto qui a le cose, però non ho, anche perché l'attore, chi decide di fare l'attore, soprattutto da giovane, ha una testa veramente molto delicata, deve essere un poco pazzo e sicuramente egocentrico, e quindi bisogna stare attenti perché la nostra mente è labile, se fai degli esperimenti molto violenti rischi di cambiare proprio la tua natura di uomo, di donna, eccetera. No, deve essere tutto secondo me più leggero e l'attore si deve divertire, come si dice in inglese, to play, che vuol dire giocare, come si dice in francese, jouer, che vuol dire giocare, e quindi l'attore deve giocare e basta, si deve divertire e il pubblico vuole divertirsi anche lui con lui, punto e basta.